voglio leggere un brano questa mattina in questa bella piazza, nel libro, alleluia, degli Atti degli Apostoli. Nel libro degli Atti degli Apostoli vogliamo leggere la verità del nostro Signore Gesù Cristo. Ascoltate, popolo della Puglia, la verità del Signore vi può fare liberi. Alleluia. The truth of the Bible, of the Lord Jesus, can set you free. La verità ci rende liberi e la verità è Gesù. E vi voglio dire, Gesù non si trova in queste immagini. Questi sono come i totem che avevano gli indiani, i totem che avevano gli indigeni. Questi sono idoli. Lì non c'è Dio. Il Signore si trova tramite la parola, la verità. Alleluia. La conoscenza di Gesù Cristo. Il Karamashitarama. Dice nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17 del libro degli Atti degli Apostoli, stiamo predicando il messaggio del vero Dio. Dice al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, amen, al versetto 14 dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che si trova in esso, egli è il Signore del cielo e della terra e non abita in templi fabbricati dagli uomini. Questa è Bibbia. Il Signore del cielo e della terra, egli non abita in templi fatti e fabbricati dagli uomini. Dio non è in questi templi e nemmeno in quelle statue o in quelle statue. È in tutto il l'ambaradam che c'è lì intorno, in tutta la messa in scena che c'è lì, in tutta la struttura, processioni, idoli, immagini, santini, santeine. Dio non è lì. Dio non è in un tempio materiale. Lo dice la Bibbia. Noi siamo predicatori della Bibbia e giriamo tutta l'Italia a predicare il vero Vangelo di Gesù Cristo. Leggete la Bibbia, alleluia. Ora vagarasci deregheci. E dice: egli è il Signore del cielo e della terra e non abita in templi fabbricati dagli uomini, né riceve servizi dalle mani di uomo, come se avesse bisogno di qualcuno, essendo lui che dà la vita a tutti, il respiro e ogni cosa. Egli da un solo ceppo ha fatto discendere tutte le stirpi degli uomini e li ha fatti abitare su tutta la faccia della terra, fissando, alleluia, a ciascuno i tempi stabiliti e i confini, alleluia, della loro dimora. Gloria a Dio. Gloria a Gesù Cristo, alleluia, alleluia. Believe in Jesus, in the Bible, Jesus is the way, the true and the life. Jesus is the King of Kings. E poi dice: affinché cercassero Dio e come a tastoni si sforzassero di trovarlo, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. In lui
Infatti viviamo, ci muoviamo e siamo. Gloria a te, Gesù. Come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, di lui infatti noi siamo stirpe. E poi dice qui la scrittura, la parola del Signore: essendo dunque noi della stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a oro o ad argento o a pietra che porti l'impronta dell'arte o dell'immaginazione dell'uomo, ma ora passando sopra i tempi dell'ignoranza dell'uomo, passando sopra i tempi dell'ignoranza, il Dio fa sapere agli uomini che tutti e in ogni luogo si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Gesù Cristo, che egli ha designato, accreditandolo di fronte a tutti col risuscitarlo dai morti. Gloria a te, in questo Santo brano, Santo. Alleluia, Santo. L'apostolo Paolo, quando predicò ad Atene nei tempi antichi, uno dei discepoli chiamato Paolo predicò ad Atene. Ad Atene c'erano tanti dei, mitologia, tanti templi agli dei. E Paolo disse: il vero Dio non abita in un tempio, perché lui è il Signore del cielo e della terra. Amen. Dio non abita in un tempio come quello. Dio non abita in una statua come quella. Quelli sono immagini fatte dall'uomo, dove c'è l'inganno, l'idolatria. E dietro quelle immagini c'è un grande business. C'è un business nei templi, nella religione organizzata dagli uomini. Ma la verità ci illumina, cari di Ostuni, cari della Puglia. La verità è che il Signore, il vero Dio, è spirito. Lui non si trova in un tempio, in una cattedrale, in un duomo, in una moschea. Dio non si trova nelle statue, nelle immagini. Anzi, la Bibbia nei 10 comandamenti proibisce di fare immagini, sculture, perché sono idoli. Questi sono idoli. Gesù Cristo è il re dei re. Lui abita nei cieli. Lui abita nella gloria. Lui abita nell'eternità. Lui abita nella luce. Alleluia. God bless you. In Jesus' name, the Lord of Lords. Gesù abita nella luce inaccessibile. Il Signore non si trova in queste immagini di pietra che un giorno crolleranno. Tutto questo un giorno crollerà. Ma il Signore si trova nei cieli e Lui vuole entrare nel tuo cuore. Se hai la fede, Lui vuole illuminare la tua anima con la luce dello Spirito Santo. Credi che Gesù Cristo è morto per te. Credi che Gesù è il Salvatore. Credi che Gesù è la via, la verità e la vita. L'unico che ti può perdonare. L'unico che ti può salvare. L'unico che ti può cambiare. Amen. È Gesù Cristo, il vivente, colui che la Bibbia chiama l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il Verbo che si è fatto carne. Lui è reale. Lui non si trova nelle statue, nei templi pieni di idoli o nelle processioni. Sono cose fatte dall'uomo. È un meccanismo sbagliato, un sistema sbagliato. Noi dobbiamo credere alla parola. Qui è la verità che ci rende liberi. Cercate la conoscenza del Signore, cercate tutti con il vostro cuore.
Santo Marco, leggete i Vangeli, il Signore vi illuminerà. Leggete i Vangeli, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. I primi cristiani non avevano queste cose qui, fai vedere queste cose qui. Questi sono idoli, i primi discepoli non avevano queste cose. Vi hanno ingannato con tutte queste cose. Bisogna conoscere la verità. La verità è Gesù Cristo, alleluia. Peccatori, convertitevi. Alleluia. Abbi misericordia, continua un attimo. Cercate la verità, carissimi. La verità vi farà liberi. Questo è quello che c'è bisogno nel cuore. Amen. La verità ci rende liberi. L'ha detto il Signore Gesù. Cercate, approfondite, informatevi anche voi. La Bibbia è disponibile per tutti. Cercate il vero Dio nella Bibbia. Il vero Dio non si trova nelle statue. Cosa sono queste cose? Cercate il Signore Gesù. Cercate la conoscenza del Signore. Cuore, cuore. Believe in Jesus. Alleluia. Gloria a Dio. Signore, tocchi qualche cuore qui, in questo paesino di Ostuni. Credete.